Abbiamo voluto accendere i fari su una realtà complessa che esula, diciamo, le aspettative di qualcuno che sono assolutamente legittime. Non era una riunione contro, ma era una riunione per il calcio e il gelacalcio, ma non solo il gelacalcio. Ci sono delle società, oggi sono venute queste società in consiglio comunale, hanno raccontato quelle che sono le loro esigenze, hanno voluto rappresentare quelle che sono le loro prospettive. Secondo me su questa vicenda è necessario, diciamo, un attimo di calma, guardare bene le cose, ma soprattutto cercare di lavorare per obiettivi. Oggi l'obiettivo è quello di garantire a tutti un'adeguata sistemazione. Il risalto mediatico di una vicenda che era esclusivamente, diciamo, consigliare, che era, partiva dal rifacimento del Manderboso, che invece è finita con l'uso esclusivo del Vincenzo Presti. Noi l'abbiamo interpretato come una fuga in avanti che non va bene innanzitutto a Gelacalcio. Noi ci troviamo davanti ad una dichiarazione praticamente inserita nella mozione che è praticamente chiaramente discriminatoria, sia per quanto riguarda l'utilizzo, sia per quanto riguarda anche l'affluenza di qualsiasi soggetto che può usufruire di un impianto pubblico. Ci sono le norme comunitarie, le norme nazionali e anche praticamente i decreti regionali. Dicono semplicemente che un bene pubblico, che sia l'impianto sportivo, nel qual caso il Vincenzo Presti, può essere dato in gestione, chiamiamolo così, o in concessione d'uso a qualsiasi associazione, che sia associazione sportiva, che sia iscritta praticamente al CONI, alla Federazione Italiana Gioco Calcio. Dice, le modalità quali sono? Le modalità possono, sono soltanto due, non ce ne sono terze o quarte. La prima, che praticamente è l'affido in servizio, quindi con gara ad evidenza pubblica, dove questa avviene a titolo oneroso, significa che l'affidatario deve corrispondere al comune una determinata somma che viene stabilita praticamente in apposito regolamento e appunto poi può riversare praticamente oppure può recuperare, diciamo, questa somma chiedendo praticamente ad eventuali utilizzatori il pagamento di un canone o di una tariffa ma già prestabilita, che tra l'altro ci sono anche dei canoni che vengono già prestabiliti alle norme nazionali, non sono cose che bisogna, dove ci si può discostare più di tanto. Le faccio un esempio, è un campo qualsiasi di un soggetto che deve, un'associazione che deve fare una gara ufficiale, si parla dalle 50 alle 125 euro di imposta, di tributo, di costo. In ogni caso, la cosa molto interessante, ci sono determinati comuni d'Italia che già lo hanno adottato, che i soggetti, le associazioni, ad esempio la mia, va a pagare 125 euro di contributo per giocare al Vincenzo Presti, il comune a fine stagione può benissimo consegnare la stessa somma, riversare la stessa somma tramite i servizi sociali, perché abbiamo fatto un'attività sociale, non abbiamo fatto né speculazione né redditività, non abbiamo fatto null'altro che togliere i ragazzi da altre distrazioni.